Sì, io vorrei un attimo sconvolgere quella che è la scaletta. Noi dovevamo fare un pezzo, però io entrate nel mio personaggio. Io non posso perdere un'occasione come questa sera. Sì. Dovete sapere che Giacomo, lo vedete così carino, simpatico, il mio socio, ovviamente fidanzato. Gente di male. Io sono single. E signorino? Sì, signorino si diceva 30 anni fa. Beh, si può dire, dai. Sì, vabbè, insomma, sono da solo, non ho la fidanzata. Va bene. Però questa sera c'è una ragazza bellissima qua che sta presentando, io non posso perdere l'occasione per corteggiarla, però c'è un problema, che io sono molto timido. La corteggio io? Eh no, se la corteggi te, grazie. No, ascolta, Marco, che è un gran, con le donne è un gran successo, mi ha insegnato una tecnica. Mi ha detto, sai Cristiano, adesso alle donne non piace più l'uomo che ha i soldi ma lo fa notare, no? Con le papuste d'oro. Che fa lo sborone, no? Cioè, che to, pago io, tieni. Briatore, tipo. Esatto, quindi no, non va più di moda. Adesso va l'uomo modesto. Allora io ho escogitato una tattica. Guarda, te ti siedi lì. Sì. Fai finta di essere uno del pubblico, un assessore, che sei venuto. Si può? Certo che si può, te lo dico io. Io la chiamerò qua e cercherò di essere umile e modesto. Sì. Te cosa fai? Mi senti dire una cosa umile e modesta? Sì. Ti alzi in piedi e esageri quello che io dico. Lo esasperi. Così io appunto faccio la figura del modesto ma coi soldi. Io non ho capito niente. Mi sento lì, faccio finta di niente? Facciamo un esempio. Sì. Io le dirò, sai, ho comprato un piccolo motorino. Questo sei te? Te ti alzi in piedi? Sì. Sì. Un piccolo motorino. Lui? Oh, lui qua c'ha un Yamaha 6000 16 valvole. Se ho visto arrivare con la 1, io scusa. È per finta! Siamo venuti insieme? Vabbè, mi metto nel pubblico, dai, facciamo. Tra l'altro, sediti lì, tra l'altro, voi Giacomo lo vedete così, ma lui ha fatto 2 anni di corso. 2 anni e mezzo di corso. È arrivato l'assessore. Allora, siediti là. Dietro, dai, qua. Ah, 2 anni e mezzo di corso, scusa. Tre anni di corso per fare i rumori con la bocca. È vero, eh? È bravissimo a fare i rumori con la bocca, sentirete. Solo con la bocca li faccio, eh? Questa qui è l'hashtag. Noi vi presentiamo un telegiornale, perché bisogna essere informati fino alla fine delle notizie, quindi anche durante la mezzasera, si chiama così, il TG di mezzasera. Mezzasera. E noi vi presentiamo... Era un po' che non sentivo mezzasera io, eh? E noi vi presentiamo. Allora, non si dicono le parolacce. Infatti non l'ho detto. Posso ritardare? È più una marea, vero? C'avete l'Autan? Di Mondi. Però adesso vanno via, Io mi siedo quando hai finito. No, ma lo spettacolo è itinere. Tranquillo, vai. Ma bisogna creare un po' di suspense, capito? Guarda la presa? La presa? No? Mannaggia la miseria. No, perché gira, eh? Usi lo scotch per prendere. È un nuovo mestiere. Guarda. Oggi sono contentissimo perché è una puntata veramente speciale di Incontri a Bologna e mi dispiace tanto che non ci sia il mio alter ego Ettore Pancaldi, perché questa era una puntata veramente in cui la sua presenza era quasi d'obbligo. No, fa uscire dal bagno, no, no, ma sono lì che dopo si arrabbia, lascia stare. Io sono anche un po' emozionato perché oggi l'ospite non è uno solo, ma sono due, anzi duo, perché è di un duo che si parla, di un duo che ci regala tante risate in quel di Bologna. Loro sono Cristiano e Giacomo, il duo Torri in Arte. Ciao, grazie, sono troppo gentile. Buonasera, hai esagerato. Grazie, no, grazie a voi di aver accettato il nostro invito. Io comincio, guardate, questa piccola chiacchierata come mia curiosità personale, perché allora io ho studiato un po' su di voi. E so che voi siete nati comunque, correggetemi pure se sbaglio, siete nati artisticamente singoli, dopodiché nel 2004 c'è stato l'incontro. È vero, confermo, in realtà singoli non nel senso che facevamo da soli, cioè non eravamo proprio soli, eravamo in altri due gruppi. Il mio gruppo si chiamava Schenati, eravamo in tre, e dopodiché gli altri due, tra fidanzata, figli, lavoro, eccetera, hanno deciso di abbandonare. Io sono andato un po' avanti da solo qualche tempo, poi ahimè, per fortuna ci siamo incontrati, abbiamo fatto una vacanza di lavoro, perché abbiamo fatto cabaret a Capoverde, una roba che non avrebbe mai detto nessuno, il duotore a Capoverde, e da lì un po'... Da lì è nato, insomma, quello che stiamo facendo. Io ho parlato del mio gruppo perché volevo che tu parlassi di... Il mio gruppo, anch'io venivo da un gruppo, poi dopo il gruppo si è sciolto e quindi... Si chiamavano I Gelati. Ho avuto la fortuna di incontrare Cristiano nel 2004, abbiamo detto, e sono molto felice di questa cosa.
volevo ringraziare anche in questo momento, insomma, Cristiano. Per averti preso. Per avermi preso con sé. Non è vero. La commozione è autentica, posso testimoniarlo. Io ho un po' di, sì, di magone, si sente? No, l'odore, forse, un po', vero? Allora, se ricordo bene, quell'estate, dopo appunto il Capoverde, che però è stato in gennaio. Sì, c'era la neve. Vabbè, qua ci sarebbe subito un aneddoto da raccontare. Sì, sì, sì. Bellissimo, perché noi avevamo l'aereo a Verona. Allora niente, prendiamo la macchina, andiamo a Verona con la macchina. Sì. Un aneddoto all'andata e uno al ritorno, direi. Però con l'andata è più bella. Allora io guido e Giacomo ha il foglio tutto con le balance, le istruzioni. Allora dice, allora dico, Giacomo, tutto a posto, ci siamo, sì, in orario, perché io sono sempre un po' quello che vuole arrivare sempre prima. Puntiglioso. Sì, sì, tranquillo, tranquillo, siamo in orario, dobbiamo incontrare, qua c'è scritto le ore 19 il signor Catullo all'aeroporto che ci prende, invece l'aeroporto Catullo, diceva fosse una persona addetta a noi. Vabbè, sì, dico, a Bologna è stata una grande delusione, per me è stata una delusione, perché ho detto, incontriamo il titolare dell'aeroporto, mi ero anche vestito bene, no? E invece niente. E al ritorno da quel viaggio c'erano dei problemi di pioggia, neve, non lo so, a Verona, e hanno annunciato, signori e signori, purtroppo l'aereo non potrà atterrare a Verona. È speaker lui, sentite la voce perfetta. Come atterreremo nell'aeroporto più vicino disponibile, che è Bologna. E lui, e io ho detto, la macchina è a Verona. E vabbè, l'abbiamo lasciata lì, infatti il parcheggio adesso purtroppo dobbiamo... Siamo andati in pullman a Verona e tornati a Bologna. Sempre dal signor Catullo. Sì, esatto, sì. Colpa tutta di Catullo, che non abbiamo neanche conosciuto. Però sul vestiti bene c'è un'altra cosa, un'altra gag. Sul vestiti bene. Ma io voglio sapere anche questo. No, l'altra gag del vestiti bene c'è... C'è una persona che organizza spettacoli, eventi, manifestazioni, robe varie, che... Quando ci chiamano tutte le volte dice vestiti bene. Mi raccomando, vestiti bene. Cioè la preoccupazione sua è che non che faccia ridere lo spettacolo. No, vestiti bene. Vestiti bene. Quindi dice anche lì a Giacomo di non intortare le ragazze, ma questo lo diceva soprattutto all'inizio. Ormai cosa si è reso conto di noi, che ormai non c'è più niente da fare. Basta. E quindi dopo quel viaggio lì, che fu in inverno, sì, l'estate, cioè ci fu qualcosa tra l'inverno e l'estate del 2004 ancora. L'estate poi ci chiamò con Maschi a fare Ratatabum in la Montagnola. C'era la riqualificazione della Montagnola. Tutta l'estate fummo lì, e da lì proprio il duo nasque proprio in quel contesto. Affiatata. Allora era affiatata, adesso molto meno. Anzi, adesso un po' mi dà fastidio. Mi chiedo, ma come si? Ecco, come ci si rende conto, anche questa è la mia curiosità, di essere proprio fatti per il cabaret, per la risata, perché secondo me la cosa far ridere è la cosa più difficile che esista, cioè forse è più facile far piangere la drammaturgia, queste cose qua. Come avete capito? Cioè io mi siete guardate allo specchio e ho detto voglio far ridere le persone. No, nel nostro caso, diciamo come un po' tutti i cabarettisti che frequentiamo noi siamo autodidatti, quindi la cosa nasce un po' da spontaneità. Sì, da giovani, piccoli, non so come dire, quando sono, ti dicono ah sei simpatico, qua su e giù, poi ovviamente c'è la classica frase perché non vai in televisione che tanto prendono qualsiasi cretino, che non si capisce se è un'offesa o un complimento, vabbè. E poi il motivo principale quando uno cerca di far ridere è intortare, secondo me, un po', no? Quindi cioè, uno c'ha le sue strategie, c'è chi fa palestra e lui c'è abbiamo i fisici che non possiamo permetterci, cioè. C'è chi fa, non so, altre robe... Cantare allora, cantare, cantante per intortare, cabarettista... Cantare siamo stonati e poi c'è altre mille cose che non siamo buoni a fare, i pagliacci vengono fatti... Ok, ma tu hai mai intortato? Come pagliaccio? Cioè, no! Quindi, però almeno il risultato del far ridere viene fuori, quindi insomma è una cosa che ti gratifica, quell'applauso è la cosa più bella che esiste, sì, l'applauso, sì. Non tanto l'applauso ma la risata, perché io credo che l'applauso sia non una cosa proprio spontanea, cioè credo che la cosa più spontanea sia la risata, perché guarda i bimbi quando ridono non si mettono ad applaudire, i bimbi sono spontanei. Quindi penso che la risata sia per noi due l'energia più vera. C'è quello il nostro carburante. Sì, la benzina, diciamo. Ecco, bravo, la benzina.
Insomma, ci può dire benzina? Sì, sì, si può dire, anche se adesso posso partecipare. Ma... perché abbiamo tutte e due la macchina elettrica noi, quindi ah, no, siamo due persone elettriche. Non è elettrica come te, è ibrida. È ibrida, ibrida. E quindi dopo quell'estate lì con Comaschi abbiamo iniziato a fare dei concorsi insieme. L'abbiamo sì. fatto per diversi anni. Io l'ho fatto uno alle Boston, ma non ho preso. 4-5 anni, direi con risultati no, belli. Soddisfacenti, ma in realtà non è che abbiamo. Era per farsi conoscere un po' tutta Italia, no? I concorsi era una scusa per prendere su e andare a Matera. A Matera, Martinsicuro, no, davvero, Livico, e fare una cosa insieme. È servito solo a riempire una parete enorme di coppe? Sì. No, è stata una bella modo di far palestra, dai. Sì, sì, certo. Con la gente diversa, fai ridere da posti diversi, quindi comunque. Bello, no? No? Sì, no, mi pensavo cosa? Ai vari viaggi insieme. Fanne uno, dai, racconta un viaggio. Non quelle sigarette vegane che fu. Non fu niente. Un viaggio bello, quello di bello. No. Dai, racconta un viaggio. Un viaggio no, non si può dire. Ma no, ci sarebbe tante cose da dire, non vorrei sconfinare cose poco. Ma no, siamo tra amici. No, mi ricordo una volta a Reggio Calabria. Ecco. Non a Reggio Calabria, scusa, ma te. Dov'è che eravamo? Quando? Quando c'era Funari. A Martina Franca. È già un bel progetto. No, perché, perché Giacomo è molto ingenuo come persona, è semplice, ma nel termine è positivo. Cioè lui crede che quando. Un po' stupido si può dire. No. Ho detto ingenuo, è una persona semplice. Lui crede ancora che quando uno, non so, lo guarda o lo riconosce o comunque vuole aprire un dialogo con lui. Spero sempre che dall'altra parte. Io capisco che la gente non gliene frega niente, dice la parte delle volte. È vero. Allora una volta andava Martina Franca e prima addirittura dello spettacolo stavamo cenando e c'era nello spettacolo anche Funari, sì. Il compianto Funari. E niente, Funari, che tra l'altro era già molto anziano col bastone. Sì. Insomma, gli viene incontro, probabilmente, cioè viene verso di noi e lo guarda di sfuggita, cioè Giacomo si alza, cioè, sentendosi guardato, sì, e fa, tipo gli va incontro, di come sta, eccetera, e lui fa, oh, io devo andare in bagno, cioè, perché, e col bastone, mette pari davanti, e col bastone mi aggancia, mi tocca, mi butta proprio fuori e io sono rimasto molto male. Molto, credo. Funari, pensavo che volesse parlare con me. Nell'immaginario comune Funari è la battuta sì, fatta persona, quindi insomma far ridere un romano e noi eravamo lì per far ridere lui perché era in giuria, credo, no? Ma dopo c'era un concorso, uno spettacolo. O una serata forse, non mi ricordo. Comunque insomma alla fine abbiamo proprio sradicato dalla. Questa è una brutta. No. L'avevo dimenticata, però insomma va bene, il magone è sempre qui adesso. Te lo ricordi adesso? Sì, lo ricordato? Sì, sì, sì. Ma ci sono diverse di queste cose qua che tu mandavi dalle persone? Però da quello che ho spucciato ci sono anche ricordi bellissimi, sì. Come Bravo Grazie, su sì. E2, il Festival delle Arti, che la vostra conduzione nel 2010, sono moderato, sì. Radio Nettuno con la trasmissione radiofonica. Sì, 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 è vero. Lì, Radio Nettuno è proprio una cosa che... Nuova? Per noi, nuova. Sì, sì, diciamo che è esulato completamente dal. Cioè forse non ci resta che ridere. Sì, se dovessi estrapolare un momento che proprio non c'entra niente con la nostra chiamiamola carriera di comici, è proprio l'esperienza Radio Nettuno. Perché il primo anno, grazie a Cristina Carisi che ci ha fortemente voluto all'interno di un suo spazio a fare un programma in diretta con lei, il primo anno diciamo eravamo il solito gruppo. Cristiano e Giacomo eccetera. Dal secondo anno, sia per motivi di tempo che per motivi di palinsesto, ci hanno mandato in onda tutti i giorni, abbiamo fatto una trasmissione giornaliera più breve, in cui che dovevamo registrare in un giorno solo, quindi noi in un giorno solo registravamo la settimana. Personaggi. E avevamo pensato una formula un po' diversa, cioè fare degli sketch a personaggi, in cui interpretavamo dei personaggi che non eravamo in lui. Cioè c'erano dei testi. Cosa che non è mai successa nella nostra carriera. Cioè noi siamo sempre stati... due cialtroni sul palco, sì. Sì, non volevo dire questo, così però... Siete sempre stati voi. Esatto. Certo è questo. Quindi mai successo che noi abbiamo
interpretato dei personaggi, non so, il tassista piuttosto che l'attore, piuttosto che l'impresario, il cuoco, c'è cioè il massaggiatore, c'è cioè tantissimi personaggi che ne abbiamo fatti poi da zero. Previsioni meteo. Ne sono venuti fuori. Un sacco di roba belle. Una ventina. E noi scrivevamo i testi durante la settimana, anche lì, cioè in maniera impegnativa. Noi erano anche divertenti poi, però. No, beh, la gente non deve dire, non puoi dirlo. Diciamo che si loda. Non ha avuto purtroppo il progetto secondo noi. Non ha avuto il successo probabilmente che. Ma no, che non si saprà mai. La radio è una cosa che talmente. Non è forse perché erano abituati a vedere voi. Che non ci riconoscono, non lo so. Ma chi può dirlo? Io ho tutti i podcast, devo dire, ogni tanto me li ascolto e li trovo. Chiaramente sono molto grezzi perché non eravamo in condizioni, insomma, nel senso, erano casalinghi. Era una versione, se me lo consenti, di 610 molto più sbordellata, insomma, una roba molto più semplice, molto più familiare. Esatto. Però diciamo il concetto era quello. Cioè fai finta 610 più o meno perché era anche allo stesso periodo che andava in onda, quindi è stata anche una concomitanza. È vero. E così abbiamo fatto tre stagioni di questa cosa qui, che noi ricordiamo con tantissimo affetto proprio perché è una cosa diversa, con un cantante che fa rock e per qualche tempo si mette a fare un genere completamente diverso, con uno strumento diverso. Non è mai successo questa cosa, infatti, che un cantante facesse rock e poi genere diverso, vero, però... Può capitare quando fa una canzone o un album psichedelico e poi torna... Pieno di queste cantanti. Allora, il vostro nome d'arte, Duottore, che è già un omaggio a Bologna, il vostro rapporto con la città e con la bolognesità, più che con i bolognesi? Strettissimo, clamoroso direi. Sì. Cioè, allora, io abito abbastanza in centro, lui un po' più in periferia, ma lui viene regolarmente a far colazione in centro, non facciamo pubblicità al bar, però uno dei bar più famosi della città, lui regolarmente viene lì. Proprio lui ha questa... No, la verità è che dal centro nasce un po'... C'è quest'area, no? Dove noi abbiamo anche vissuto le prove, perché noi non abbiamo mai fatto prove in realtà. E ci vedevamo in centro, al ristorante, davanti a un bicchiere di vino e una roba da mangiare, e lì nascono un po' le gag, le cose... Sì. Spesso così e sempre in centro, e quindi insomma un po' perché lui è sotto casa, quindi perché è un comodone, io arrivo da Sarufillo, insomma, sai, Sarufillo col 13 adesso ti hanno anche riaperto la strada, quindi... Beh, insomma, 13 ho dovuto comprare la macchina elettrica per venire in centro, quindi, insomma, vabbè, comunque, e quindi da lì nasce quest'area bolognese che... Poi senz'altro siamo legati alle istituzioni, perché abbiamo fatto un sacco di cose con le varie istituzioni che si sono susseguite negli anni anche, diciamo, nella città e anche nei comuni limitrofi. Le associazioni, le associazioni per cui facciamo spettacoli, da Ramazzini a FANEP. Ma poi anche le varie... situazioni che si vengono a creare nelle associazioni dei fornai, salumieri, con l'ASCO, tante cose che Bologna dobbiamo dire grazie, perché quando ci si riuniscono a organizzare qualcosa per noi è un'opportunità importante di lavoro. Abbiamo fatto un paio di volte lo spettacolo in Piazza Maggiore, è uno dei ricordi più belli, insomma. Sia d'estate che d'inverno. Allo stadio abbiamo fatto quando nell'epoca Cazzola, che voleva fare degli spettacoli durante l'intervallo nella terrazza Bernardini, abbiamo fatto un paio di interventi anche lì, cioè dei problemi d'audio, però insomma, anche al Palazzetto dello Sport quando ha fatto i mondiali lì a Piazza Zaritta, quindi insomma. Ci sono dei posti dove magicamente Bologna apre le porte agli artisti e noi siamo molto felici di questa cosa. Purtroppo non ci sono tanti eventi a livello di locali. Oppure noi ne vorremmo di più. No, però sinceramente, perché siamo golosi. Rispetto ad altre città, anche paesi limitrofi, ce ne sono un po' di più. Sì, è vero, cioè, però io sono positivo.
come vi chiedo se mi poteste dare un giudizio vostro personalissimo sul come è cambiato secondo voi il cabaret. Cioè, io lo vedo magari con tutte queste trasmissioni che sicuramente sono utili, lo vedo forse un po' più freddo. Io il cabaret l'ho sempre visto a stretto contatto con il pubblico, con le persone, cioè devono vivere la gag, lo sketch, devono essere presenti insieme, però al giorno d'oggi se non sei in TV... No, al di là di quello che è verissimo, che comunque un po' di notorietà ci vuole, ma insomma non è che lavori... La notorietà serve per il pubblico che è in mezzo alla strada, solo per quello, ma non è che lavori di più o di meno, cioè il lavoro comunque c'è per tutti, questo l'ho sempre detto. E il problema è che muove la gente di casa, nel senso che c'è troppa offerta di trasmissioni televisive di cabaret come di qualsiasi altro genere, per cui far sì che uno esca per andare, non so, in un ristorante, in un'osteria, in un teatro, parcheggi, a vedere uno spettacolo, paghi, parcheggi, stai lì, mentre una volta che ce n'era molto meno, addirittura non c'era per niente. Cioè, adesso sì, in TV c'è chiaramente ogni canale dedicato, quindi quando vuoi vedere 10 minuti e ridere, puoi sintonizzarti. D'altra parte lo vive anche il calcio questo problema, Bologna, ma anche in altre città, che insomma la gente allo stadio non ci va tantissimo. Il motivo è sempre quello, quando non c'era Sky era tutto pieno, colpa di Sky, colpa della società, non lo so, comunque Cabaret è uguale, praticamente uguale. Ecco, live è tutta un'altra cosa. Sì. Ecco, live, le cose che abbiamo fatto in TV sono comunque di resa inferiore rispetto a qualsiasi live che abbiamo fatto, dalla Festa dell'Unità alla Tombola alla qualsiasi altro evento. Mi viene da dire, forse vi divertite anche più, sì, anche, più anche voi, se vi ridete proprio di più. Meno limiti, no? Meno blocchi. Televisione, farla è orrendo. Sì. È chiaro che... Il vostro mito della risata qual è? Per quanto mi riguarda, Pizzocchi. Sì, sì, anche per me, Duilio è Pizzocchi papà di tutti noi. No, anche perché lui, cioè, nonostante racconti delle cose che magari uno può aver già sentito, lo fa in un modo che ogni volta ti fa ridere. Divertente, molto. Non c'è niente da fare. Lui... Divertente anche nella vita. Sì, perché sì, sì. Perché anche se in macchina, ristorante o qualsiasi altro posto dove... Fa spogliatoio, fa... Insomma, sì, gli aneddoti che racconta lui sono... Fa morire da ridere. Sì, è lavoro, ma sì, esatto, sì, comunque ci si diverte. E ricordiamo che lui non è ferrarese, perché qualcuno... Sì, esatto. Sì. Normalmente non parlo, lui in realtà è bolognese. Però, insomma... Fa... Allora, dai, io volevo ricordare, a parte che voi avete detto che è un po' trascurato adesso il vostro sito, che è www.duotorri.it. Esatto. E se no ci trovate su Facebook, dove magari è più facile rimanere aggiornati su quello che facciamo, sulle varie cose. Cristiano e Giacomo Dottore, abbiamo sia la pagina, diciamo, fanzina, che è la, diciamo così, che la pagina normale, dove potete contattarci. Sì. Dovete chiamare questa signora Franzin. Esatto. E chiedete a lui, perché è lui che firma. No, vi volevo anche chiedere un'ultima cosa, so di un vostro spettacolo teatrale, però ne parliamo, diciamo, sì, un attimo per soffriggere. Sì, è da 3 anni ormai che abbiamo messo su questa tipologia di spettacolo, che nonostante non si discosti troppo dallo spettacolo che facciamo normalmente, quindi diciamo più o meno gli sketch sono quelli... Ha una regia, ha delle musiche, ha una serie di cose... Abbiamo lavorato sulla coesione dello spettacolo... Sulla coesione, noi siamo coesi. E in questo modo siamo riusciti sul collante, va bene? Sul collante, il titolo. Recicanze che... Siamo nati per soffriggere, il nome proposto da Giacomo e da me accolto, e appunto noi, quindi questa, diciamo, un po' la novità che proponiamo nei teatri. Ecco, però non è il vostro battesimo del teatro. No, abbiamo fatto diverse cose, però questo, diciamo, è proprio il nostro primo spettacolo. Si chiamava Torri e Buoi. Torri Buoi, che in teatro non abbiamo mai svelato il motivo di questo titolo, però è una cosa molto, era molto divertente. Questo è, diciamo, più curato. Sì, questo è un po' più lavorato. Un po' più... Ci abbiamo dato dentro, in questo senso. C'è un inizio e una fine. La mia ultima curiosità che vi chiedo, ma cos'è che
vi fa più ridere tra di voi? Cos'è che Cristiano fa più ridere Giacomo e viceversa? Cos'è che vi fa ridere reciprocamente? La battuta che... Giacomo nudo. Cristiano è fa morire da ridere. Non tanto sul palco, che a me non fa ridere sul palco, perché... No, nel senso che lui fa la parte del cattivo, quindi insomma dello stress, insomma, però ecco, fuori a me fa molto ridere perché tira fuori delle genialate, è un umorismo a volte inglese che non è facile da cogliere, però ha qualcosa di geniale che ti fa ridere subito, quindi questa è una cosa, io ho molta... sempre apprezzato questo lato di Cristiano, che purtroppo sul palco, quando viene fuori, perché poi dopo lui lo sa farlo venire fuori sul palco, io non riesco più ad andare avanti perché mi metto a ridere e non... Giacomo invece è un comico nato, cioè non ha una cosa che fa più ridere di altro, perché lui fa ridere da inizio alla fine, è proprio la sua vita che è una risata. Ecco, saranno contenti a casa. No, penso tutti veramente. I genitori di questo figlio come, che hanno fatto un ragazzo che insomma Ettore è in bagno, è andato in bagno Ettore, in bagno della stazione, l'anno prossimo un'intervista con lui, sì, dai, volentieri. Ettore, fatti vedere però esatto, sì, bisogna che vieni qua perché oggi hai dato buca e non andava bene. Ragazzi, grazie a voi, grazie a te. Ciao. Ciao, grazie mille. Alla prossima di Incontri a Bologna, sempre qui in Auditorium in Sala Borsa. Ciao. Ciao.